ma guarda, piano piano, vai. Un gol contro il razzismo, contro l'emarginazione e contro l'intolleranza. Un pallone che unisce, che crea nuove amicizie e soprattutto la voglia di stare insieme praticando lo sport. Questi gli ingredienti che da 12 anni sono alla base della ricetta del Trofeo della Pace, un torneo di calcio promosso dall'Universal Peace Federation di Monza insieme al Comitato Provinciale della WISP, che vede scendere in campo e sfidarsi per oltre un mese ragazzi provenienti da diversi paesi dell'Africa e che hanno trovato nell'Italia e nella Brianza la loro seconda casa. L'amore per il calcio e più in generale per lo sport abbatte le barriere. Questo è il messaggio inviato in occasione delle finali che si sono disputate allo Stadio Sada di Via Guarenti. Alla fine a vincere è stata l'amicizia, ma anche quella sana competizione e voglia di mettere la palla in rete. Poi, però, sul gradino più alto del podio sono saliti i ragazzi del Centro Mamma Rita, che hanno superato gli avversari dei Black United. Al terzo posto i calciatori del Centro Provinciale Istruzione Adulti. Occhi lucidi e felici, quelli dei ragazzi che per un giorno si sono sentiti come i grandi campioni del calcio, sollevando al cielo quella coppa che, pur non essendo la Coppa del Mondo, per loro vale tantissimo. La gioia di aver vinto, ma anche e soprattutto di aver conosciuto nuovi amici provenienti da tutto il mondo, nella certezza che lo sport è la migliore medicina per abbattere le barriere. Antonio, la medaglia d'Antonio, un attimo, vediamo anche la medaglia. Antonio, l'allenatore. Antonio, aspetta. E al massimo, aspetta. Siamo arrivati all'edizione numero 12, anche quest'anno sport, solidarietà e aggregazione con il Trofeo della Pace, organizzato come sempre da Carlo Chierico. Carlo, un commento su questa edizione. Allora, sì, organizzato dalla nostra UPF, dall'Universal Peace Federation di Monza, non da me da solo. Sì, questa edizione, devo dire, è molto bella, è stata molto simpatica. Adesso siamo alle giornate finali, e 6 squadre hanno portato avanti tutto il campionato, tutto il torneo, più abbiamo fatto un triangolare per la Freedom Cup oggi per far giocare altre 3 squadre. Le partite sono state tutte molto belle, molto interessanti, e devo dire che si è rivelato, come sempre, il Trofeo della Pace un evento particolare, perché unisce sport, amicizia, solidarietà, integrazione, e il fatto di dare la possibilità a tanti giovani del territorio, giovani di tante nazionalità, di giocare e praticare lo sport preferito e insieme dar loro la possibilità di conoscersi e fare amicizia ci riempie di soddisfazione. Questo è un po' lo scopo, lo spirito fondante del Trofeo della Pace. Qual è la via che si è ispirata in questo Trofeo della Pace? Credo che ci sia una simpatica e bellissima abitudine di fare qualcosa che tramite lo sport aiuti, come dire, l'integrazione di certe persone che vengono sempre tenute sotto controllo dall'abilità di Carlo Chierico. Noi come ente di promozione sportiva abbiamo anche noi questa mission, cioè di dare una mano a quanto possa avere una valenza sociale rispetto a quella che è la tradizione dello sport, che è sempre quella, cioè di aggregazione, di familiarità, di conoscenza. E soprattutto della fatica che stanno facendo questi ragazzi per approdare alla famosa vittoria. Spirito di festa e di grande divertimento. Sicuramente, perché se mancassero queste cose allora entreremmo in uno sport che, per esempio, a livello professionistico certe volte offende. Cioè, il desiderio delle persone di vedere i valori dello sport espressi durante quella che è la classica partita di campionato. Cioè, qui siamo in un'integrazione, che è un concetto ben diverso rispetto appunto a certe sbavature, sia ben chiaro, non tutte, dello sport professionistico. Noi siamo da sempre un ente di promozione sportiva che agisce su tante discipline, ma con lo spirito dell'amatorialità, cioè della pienezza dal punto di vista, come dire, di pensiero di chi partecipa a queste cose con la volontà di divertirsi.